è la prima della stagione, quindi ci saranno degli accorgimenti da fare, ci sarà da provare molto insieme in modo tale che tutto funzioni ancora meglio. E comunque il livello emotivo è stato altissimo e quindi questo secondo me è quello che importa in modo particolare. Poi la tecnica e l'esecuzione si può migliorare col tempo, però la sensazione, l'aspetto emotivo invece ci deve essere molto importante. E questa sera c'è stata, secondo me. Molto educato, ha aspettato i momenti giusti per applaudire, forte comunque, cioè quando applaudiva si sentiva, ecco, abbiamo sentito dei commenti anche ad alta voce che sono molto tipici nel flamenco, è il jaleo, no? Come si dice. E quindi insomma, molto, molto bene il pubblico. Picasso ovviamente è irraggiungibile, no? È un personaggio dell'arte contemporanea mitico, no? Diciamo quasi. E noi lo raccontiamo solamente, abbiamo la passione, abbiamo ricercato e studiato qualcosina su di lui e quindi abbiamo messo in scena una prima parte legata al suo percorso artistico, toccando solo parte del suo percorso ovviamente. Nella seconda parte invece la parte un pochino più personale, no? Il suo vissuto, le sue donne e il Guernica, che è uno dei quadri, se vogliamo, non il più importante, però uno dei quadri più importanti con un tema molto complesso, ecco, molto crudo, perché si tratta ovviamente di guerra, di tragedia, eccetera. Però comunque concludiamo, come sempre, conclude il flamenco con una bella fiesta, por bulería.